Buongiorno a tutti, spero che questo filmato vi trovi tutti quanti in salute. Volevo fare una serie di video dove vi racconto, condivido con voi il mio modo molto pratico di vivere la quarantena. Parlerò di alimentazione, qualcosa che forse è più legato al mio altro canale dove parlo di alimentazione e resilienza, ma siccome ci sono molti più iscritti qui, ho pensato di fare un gesto di utilità comune pubblicando il filmato appunto su questo canale. Prima di andare avanti, volevo condividere con voi questo passo. Io poso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quando Paolo ha scritto queste parole, non era in preda di un momento di iperspiritualità oppure delirio di onnipotenza. Non parlava di un atto di fede, io poso ogni cosa in colui che mi fortifica e le cose succedono. In realtà lui stava parlando di essere in grado, grazie alla grazia di Dio, di riuscire a vivere sia nella ricchezza che nella penuria. E oggi più che mai abbiamo bisogno di essere flessibili su questo punto di vista, non solo per questo momento che stiamo vivendo, ma anche per quello che verrà dopo. Andiamo avanti con questo filmato, vi voglio far vedere alcuni modi che io utilizzo per continuare ad avere verdura fresca, nonostante siano 16 giorni che non esco di casa. Sono 16 giorni perché ho preso seriamente questa cosa, non perché io abbia paura del virus, la mia vita è nelle mani del Signore, ma come cristiana io sono chiamata a rispettare il prossimo. E se io fossi una portatrice sana di questa malattia e per la mia leggerezza morissero delle persone, uno non me lo potrei perdonare e due non sarebbe un gesto cristiano. Quindi ho preso seriamente questa cosa e ho deciso di uscire di casa il meno possibile. Ho fatto una bella spesa più di 2 settimane fa. Alcuni parlano male di chi fa una spesa esagerata. Uno non deve fare una spesa esagerata per mangiare tutto il tempo e finire tutto quello che ha. Va comunque fatto tutto bene in razioni, tenendo conto anche che noi non usciamo di casa e non abbiamo bisogno di mangiare così tanto, e va tutto ben razionato bene e va fatto un bel acquisto una volta ogni tanto e cercare di farselo durare il più possibile, in modo tale da dover uscire di casa il meno possibile. Questo è il motivo per cui si dovrebbe fare una bella spesa al supermercato, non per la paura che poi non si trovano più gli alimentari, ma piuttosto per prendere seriamente questa cosa e voler uscire di casa il meno possibile. Ma passiamo ora al lato pratico. Vi faccio vedere cosa ho fatto con alcune verdure. Ho fatto in modo tale che durassero e siano ancora a mia disposizione dopo 16 giorni. Lo faccio perché ogni giorno prendo una piccola porzione di verdure perché ho bisogno della mia quantità di vitamine e minerali, possibilmente fresche. Cerco di cuocerle poco o appena appena scottarle in modo tale da prendere la maggior parte delle vitamine e dei sali minerali. Ma adesso passiamo proprio al video pratico, vi faccio vedere cosa ho fatto. Guardate questa cicoria. Io ho preso le foglie, questo era un bel cespo di cicoria, ho preso le foglie più grandi e siccome dietro stavano nascendo delle foglioline piccoline, ho lasciato il cespo, il cuore, con tutte queste foglioline piccoline che stavano nascendo. Sono stata attenta a tagliare soltanto le foglie che mi servivano e poi l'ho messo in acqua. Era una cosina piccola così, guardate che cosa è diventato. Oggi ne ho mangiate alcune foglie. L'acqua va cambiata ogni tanto perché vogliamo evitare che marcisca tutto e ci metto dentro qualche goccia di acqua ossigenata per evitare che si formino batteri. Un'altra verdura che funziona molto bene è la cima di rapa. 10 giorni fa ho usato tutte le foglie grandi, ho lasciato il tronchetto in basso dove c'era qua e là qualche fogliolina che stava nascendo, l'ho messa in acqua, guardate che forma ha preso, perché essendo appoggiato nella pentola ha preso questa forma qua, sta appoggiato così, però vedete cresce verso l'alto, questa è tutta roba nuova, eh? E così quando ne avrò bisogno avrò un bel po' di cime di rapa per arricchire i miei piatti e continuare ad avere vitamine e minerali. Un'altra pianta che funziona molto bene è il finocchio. Il finocchio fa i figli. Questo qua è totalmente nuovo, l'ho staccato e l'ho messo in acqua. Io uso le foglie, domenica ho usato le foglie esterne per fare il finocchio alla parmigiana e intanto vedete qua ne sta nascendo un altro. E lasciandolo così in acqua, lui continua a darmi
porzioni di verdura. Ovviamente io non è che ci mangio una vita con queste cose, e per evitare di uscire il più possibile, ecco, anche il cavolfiore lo conservo in questo modo. Questa è la scarola, stessa cosa. Questi sono la cipolla mi è andata in stato vegetativo. Con la germogliazione ho messo i germogli in acqua, la cipolla l'ho utilizzata, questi germogli sono buonissimi in insalata. Bene, io spero di avervi dato qualche buon consiglio. La prossima volta vi dirò qualcosina in più. Che Dio vi benedica, buona giornata e buona quarantena. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.